Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?» La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse:
ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Sorelle e fratelli carissimi, nella terza domenica di Quaresima dell'anno A, quello che stiamo vivendo, il Vangelo ci propone l'episodio della Samaritana. Per questo motivo, la buona novella vi raggiunge dalla chiesa parrocchiale di Canosa Sannita, dove, dietro il battistero, è collocato questo affresco che, fra diversi episodi del Vangelo e della vita di Gesù, riporta con evidenza anche la Samaritana al pozzo. Il brano di Giovanni, come tutto il Vangelo di Giovanni, per essere compreso pienamente, ha bisogno di almeno 3 premesse. La prima premessa è che Giovanni racconta le cose come sono nella realtà, ma ad esse dà sempre un significato teologico, ad esse dà un significato allegorico, simbolico. E questo noi lo dobbiamo sempre tener presente, altrimenti facciamo fatica a capire il suo racconto evangelico. La seconda premessa è che questo vale anche per tutti i personaggi che l'Evangelista Giovanni ci presenta. Sono personaggi reali, veri, incontrati da Gesù, però ognuno di essi rappresenta un aspetto della spiritualità. Ognuno di essi, in un qualche modo, è presente anche nella nostra vita, nel nostro essere discepoli di Cristo oggi. Ad esempio, Natanaele, quello che aveva le sue convinzioni, potremmo anche dire i suoi pregiudizi, che condizionavano il suo modo di ragionare, ma che comunque era leale e onesto, diceva: da Nazareth non può venire nulla di buono. Ma quando incontra Gesù è disposto a rimettersi in gioco e a seguirlo come discepolo fedele. Anche in noi c'è Natanaele, perché anche noi abbiamo le nostre convinzioni e i nostri pregiudizi. Però se siamo leali e onesti, anche noi, come lui, seguiamo Gesù sulla strada che lui ci indica. Marta e Maria. Marta nel Vangelo di Giovanni non è quella che si dà da fare in casa, ma colei che fa fatica a credere in Gesù, che le dice di essere la risurrezione e la vita. E chi di noi non fa fatica a credere nella risurrezione di Gesù e nella nostra risurrezione? Maria invece rappresenta nel Vangelo di Giovanni la gratuità del dono, la capacità dei discepoli di donarsi fino in fondo, di donare le proprie cose e se stessi. Lei non offre a Gesù alcune gocce del suo preziosissimo profumo, rompe il vaso e inonda il corpo di Gesù, la testa di Gesù e tutta la casa del profumo di quell'essenza profumata. Così è anche per noi. Anche noi non dobbiamo dare a Gesù gocce di vita spirituale, non dobbiamo dare a Gesù gocce di profumo,
ma dobbiamo rompere il profumo, dobbiamo offrire a Gesù tutta la nostra vita. Il nostro Tommaso, che fa fatica anche lui, come Marta, a credere nella resurrezione, che vuole vedere, che vuole toccare. E non siamo forse anche noi così? Non c'è un Tommaso nel cuore di ciascuno di noi? E anche la Samaritana. Anche della Samaritana c'è una parte dentro di noi, come vedremo. La terza premessa che dobbiamo fare è legata al luogo. Il luogo dove Gesù incontra la Samaritana è un pozzo. A noi i pozzi ormai non dicono più nulla, li guardiamo come si guarda qualcosa di ornamentale, ma forse i nostri nonni ricorderanno l'importanza non tanto dei pozzi quanto delle fontane e dei fontanili del villaggio, dove si andava a prendere l'acqua, dove si andava ad abbeverare gli animali, visto che né nelle stalle né nelle case c'era l'acqua corrente. Noi abituati al rubinetto dentro casa, tutte queste cose le comprendiamo a fatica, ma il pozzo nell'antichità, specialmente in un luogo desertico in cui c'era pochissima acqua come Israele, come la Palestina, era fondamentale. Esso rappresentava la possibilità della vita. Ecco perché la Samaritana richiama il padre Giacobbe, che aveva costruito per sé, per i suoi figli e per tutti i discendenti questo pozzo profondo 35 metri che non mancava mai di donare la sua acqua. Il pozzo poi, proprio per questo, era anche il luogo degli incontri. Lì si ritrovavano i pastori per far bere le loro greggi. Lì si ritrovavano anche i commercianti per vendere i loro prodotti. Lì si ritrovavano le donne per scambiare quattro chiacchiere e prendere l'acqua di cui necessitava la famiglia per poter vivere. E per tutti questi motivi il pozzo era anche, e forse soprattutto nella simbologia antica, il luogo degli incontri d'amore. Era al pozzo che le ragazze e i giovani si incontravano, era al pozzo che avveniva il corteggiamento, era al pozzo che ci si innamorava, da sempre. Perciò Abramo, quando manda il suo servo a cercare una moglie per suo figlio Isacco, il servo la va a cercare al pozzo. Perciò Giacobbe incontra Rachele, la sua amata Rachele, al pozzo. Perciò Mosè incontra Zippora, sua moglie, al pozzo. Sempre, quindi, il pozzo ha avuto questo significato. Ed è questo il motivo per cui, quando la donna si sente interpellata da Gesù, si mette sulla difensiva e stoppa immediatamente quell'ebreo che le stava parlando. Come ti permetti di rivolgermi la parola? Statti al tuo posto. Ma da dove veniva Gesù? Gesù veniva dalla Galilea, dalle sue parti, da vicino a Nazareth. E l'Evangelista ci ha detto che doveva passare di lì. Ma non era una necessità geografica. In nessun modo era obbligatorio passare per la Samaria per andare dalla Galilea, che era al nord, alla Giudea, che era al sud. Anzi, era del tutto sconsigliato, perché, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, fra giudei e samaritani non correva buon sangue, si odiavano cordialmente, come si usa dire. I giudei definivano i samaritani i cani di Samaria ed erano ricambiati. Quindi Gesù tutto poteva fare fuorché passare di lì, se avesse dovuto semplicemente andare in Giudea. Ma lui voleva passare di lì. Il suo bisogno, la sua necessità erano il bisogno e la necessità dell'amore, il bisogno e la necessità di manifestare Dio a chi lo aveva abbandonato, di manifestare se stesso come lo sposo che viene a riprendersi la sposa che aveva tradito.
La Samaritana, infatti, ci rappresenta tutti, perché tutti ci siamo in un qualche modo allontanati dal Signore, tutti abbiamo tradito il Signore. Certo che lo teniamo presente nella nostra vita, ma come uno dei punti di riferimento, così come i Samaritani tenevano presente Yahweh, il Dio di Israele, ma insieme a tutti gli altri dei che avevano fatto propri aderendo alle religioni dei popoli con i quali si erano immischiati. Quindi la Samaritana capisce benissimo il senso delle parole di Gesù. Gesù era lì proprio per corteggiarla, proprio per recuperarla alla vera fede, alla vera dimensione della religione, al vero rapporto con Dio che deve essere non il rapporto del servo con il Dio padrone, non il rapporto con il Dio legislatore che ci dà leggi da osservare, ma il rapporto con il nostro sposo, con uno sposo follemente innamorato di noi e che chiede il nostro amore. Perciò Gesù dice alla donna: se tu conoscessi il dono di Dio. Il pozzo, proprio perché era fonte di vita, alla fine era diventato il simbolo anche della Torah, della parola del Signore che veniva offerta. Il profeta Isaia ce lo ricorda: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Prendete e bevete, senza denaro e senza spesa. E il profeta Geremia mette in guardia il popolo dicendo loro: vi siete allontanati, vi siete scavati delle cisterne che non trattengono acqua, che sono screpolate, in cui l'acqua marcisce, e vi siete allontanati da Dio, la sorgente di acqua viva. Questa donna quindi all'inizio si difende da Gesù, pensa male di Gesù, ma come Natanaele anch'essa è leale e quindi alla fine si converte, cambia il suo modo di vedere, di pensare, di parlare, di agire, mentre dialoga con il Signore Gesù. È bellissimo questo dialogo, avrebbe bisogno di tanti approfondimenti che non possiamo fare in questo contesto, ma invito ciascuno di voi a cercare su internet, nei vari commenti, pagine che possano spiegare meglio questo episodio della Samaritana. Gesù dice a questa donna: donna, stai attenta a ciò di cui hai bisogno. Tu vieni a questo pozzo e ci devi tornare ogni giorno, perché l'acqua che ti offre questo pozzo è un'acqua che ti disseda per un momento, non per sempre. Io ti do acqua viva, acqua che ti dona la vita eterna, anzi la vita dell'eterno. E non è così anche per noi, fratelli e sorelle. Quante volte cerchiamo ad altri pozzi quello che solo Dio ci può dare? Pensiamo che ci possa soddisfare la carriera, ma è un pozzo che secca, perché quando andiamo in pensione non contiamo più nulla, non ci cerca più nessuno, non veniamo più considerati. Cerchiamo il successo, il denaro, cerchiamo bei rapporti affettivi, tutti pozzi che prima o poi si possono esaurire. L'unico che non si esaurisce mai è il pozzo di Gesù, è la vita dell'Eterno, è l'amore di Dio che Gesù vuole regalarci. Agli altri pozzi, in un qualche modo, dobbiamo lavorare per attingere acqua, dobbiamo scambiare per avere acqua. Al pozzo di Dio l'acqua ci viene offerta in dono. Se tu conoscessi il dono di Dio, ci aiuti questa Quaresima a conoscere il dono di Dio, ci aiuti questo tempo favorevole, opportuno, ad entrare nel cuore di Cristo e a considerarlo come il nostro sposo, perché una volta che noi avremo recuperato questa relazione d'amore con il Signore, possiamo lasciare anche lì le nostre brocche vuote,
come erano vuote le brocche, le anfore alle nozze di Cana, perché esse rappresentano l'antico, rappresentano la religione formale, rappresentano le regole, i comandamenti, le ingiunzioni. Poi, una volta che abbiamo scoperto Gesù, una volta che ci siamo abbeverati a Lui, noi stessi possiamo diventare sorgente. Ed ecco che la donna va in città da quelle persone che voleva evitare ad ogni costo. Questo era il motivo per cui andava al pozzo a mezzogiorno e non al mattino insieme con le altre donne. A causa della sua situazione, 5 mariti, un uomo che non è suo marito, non voleva essere giudicata, non voleva essere l'oggetto del gossip della città di Sicar, l'antica Sichem. Perciò andava a mezzogiorno, ma quell'ora ha permesso l'incontro con Gesù. Come poi Pilato, presentando Gesù verso mezzogiorno, dirà: «Ecco l'uomo!» Come poi Gesù, verso mezzogiorno, verrà crocifisso e innalzato sulla croce, e chi va a Gesù viene attirato da Gesù, così questa donna, che fatta l'esperienza dell'incontro, va in paese e dice a tutti: «Ho trovato il Messia perché mi ha detto tutto quello che ho fatto, mi ha letto dentro, mi ha spiegato la mia vita, mi ha messo in ordine tutte le pagine della mia esistenza». E la gente crede, la gente si fida di questa donna che pure considerava malissimo e la segue al pozzo perché anche loro possano incontrare Gesù. E lo incontrano e poi dicono alla donna: «Non solo e non tanto per le tue parole, ma perché adesso abbiamo visto, adesso abbiamo udito, adesso abbiamo fatto esperienza». Come mi piacerebbe se durante questa Quaresima noi sacerdoti, tutti i catechisti, ma tutti voi, discepoli, credenti, battezzati, parlando di Gesù, ne parlassimo in chiave sponsale, ne parlassimo in chiave matrimoniale, in chiave familiare, una chiave che ci permette di decodificare l'intera Sacra Scrittura, dalla prima pagina della Genesi all'ultima pagina dell'Apocalisse. Come mi piacerebbe che invece di insegnare ai bambini, ai ragazzi, ai giovani a temere Dio, insegnassimo ai giovani ad amare Dio, proponendo la nostra esperienza come un'esperienza bella. Questa donna fu convincente perché evidentemente non solo le sue parole, ma i suoi occhi, il suo viso, il suo volto, tutta la sua esistenza cominciava a parlare di Gesù, di Dio in modo diverso. E questi samaritani non hanno bisogno di miracoli, non hanno bisogno di visioni straordinarie, hanno avuto bisogno di ascoltare il Vangelo e lo hanno accolto. Andare a Gesù, accogliere la sua parola che ci dona la vita eterna, andare a Gesù, accogliere il suo amore affinché poi possiamo trasmetterlo ad altri, è ciò che questa Quaresima vorrebbe da noi. Allora, facendo il verso e concludendo a una pubblicità di una famosa bibita gassata che andava di moda qualche anno fa, dico a me stesso e a ciascuno di voi: ascolta la tua sete, renditi conto che le cose del mondo non la soddisfano e fatti dissetare da Dio per poter a tua volta dissetare tutti coloro con cui vieni a contatto.